Continuano incessantemente i lavori al potabilizzatore Cicala per superare la preoccupante emergenza idrica di Balestrate. Ieri sino a tarda sera sono stati effettuati altri interventi lungo la rete che hanno permesso di recuperare altri 2 litri di acqua al secondo. Ora la dotazione che viene garantita da questa fonte è salita a 22 litri. Nel frattempo è stato comunicato dalla società che gestisce il servizio idrico in paese, l'AMAP, che è in itinere un altro corposo intervento. È in atto un altro tipo di provvedimento, ovvero sia la sostituzione dei 500 metri di tubi di adduzione dalla diga dalla Cicala alla rete, che questo dovrebbe consentire ancora di più il miglioramento dell'adduzione idrica e quindi potenziare ancora di più l'approvvigionamento idrico. Ieri però è esplosa la protesta di cittadini, villeggianti, commercianti e turisti che si sono dati appuntamento davanti al municipio per manifestare tutta la loro rabbia per quanto sta accadendo da 3 settimane a questa parte con l'acqua che nel migliore dei casi arriva con il contagocce sin da quando è stato necessario interrompere l'erogazione dalla sorgente Martine perché è insabbiata. Con questi 17 litri in meno il servizio idrico è andato in tilt e nel frattempo si sono susseguiti una serie di interventi non risolutivi. Proprio per questo il Comitato Cittadino Emergenza Acqua Balestrate ha deciso di avviare una raccolta firme con l'intento di promuovere una class action nei confronti dell'AMAP per chiedere un risarcimento danni per quanto sta accadendo, considerando che Balestrate è un paese turistico e in questo periodo molti sono scappati per la carenza di acqua. Io ho contestato al sindaco che tutta questa azione che è stata realizzata da parte sua è di natura informale. Lui ha telefonato, lui ha parlato, lui ha detto, ma di scritto cosa abbiamo? Di comunicazioni ufficiali? Cosa abbiamo? Di informazioni, di bollettini di emergenza? Dove sono queste cose? Se poi le dobbiamo prendere in mano con un avvocato e fare una class action, dove sono gli strumenti? La protesta, sempre pacifica, si è spostata all'interno dell'aula consiliare, dove era stato programmato un consiglio comunale straordinario sull'emergenza idrica. Dito puntato non solo sul governo cittadino, ma anche sulle forze di opposizione, accusate di non aver fatto nulla sul piano istituzionale per fronteggiare questa problematica. Le repliche pepate non sono mancate. Una manifestazione che ha avuto solo l'intento di fare speculazione politica, ha detto il consigliere comunale Rosario Vitale. Gente che per 4 anni è stata latitante e che a 8 mesi dalle elezioni si rifà viva. Invitati anche i rappresentanti AMAP che hanno relazionato sugli interventi fatti e quelli che verranno effettuati. La situazione però resta difficile. Purtroppo l'insabbiamento della sorgente Martine la si può paragonare ad un vero e proprio terremoto, ha evidenziato Francesco Di Blasi, tecnico di zona. Bisogna ricostruire ex novo e ci vorrà del tempo.